vi parlo di una fase specifica del concetto di tramonto dell'Occidente. La fase dedicata alla pubblicazione del libro di Oswald Spengler, Il tramonto dell'Occidente, e a qualche cosa che a quel libro è seguito. Quando Spengler, il libro di Spengler è in due volumi. Il primo esce nel 1918 in Germania, alla fine del 18, quando l'impero guglielmino stava perdendo la prima guerra mondiale. Ma in realtà il libro era chiuso nel 14, per cui soltanto perché c'era la guerra Spengler non l'aveva pubblicato. Il secondo volume esce nel 1920. In Italia è stato accolto a pesci in faccia. Cioè è un libro che non crede alla negazione determinante. Che vuol dire? Rispetto al futuro non è un'idea di sviluppo, ma è un'idea di destino e quindi, visto da un punto di vista normale, un'idea di profezia. Non a caso Croce, che faceva parte dello storicismo italiano, ma insomma abbastanza derivato da quello tedesco, quando esce questo libro dice questo è pazzo, è un libro di un giornalista che ha del talento narrativo, ma non significa nulla. Perché prende una civiltà, intanto si arroga il diritto di ragionare per civiltà e non ad esempio per stati o per classi. No, questo ragiona per civiltà. Costruisce un blocco, un'unità nella sua testa e dice c'è questa, oggi c'è la civiltà occidentale, che lui chiama civiltà faustiana. Che cosa vuol dire? Primo. Secondo, dice che questa civiltà è un essere vivente, cioè c'è una analogia morfologica fra le civiltà e gli esseri viventi, funzionano allo stesso modo. E tutto ciò significa che l'esistenza nostra non è nelle nostre mani. Noi siamo agiti da un destino. Non possiamo abbreviare o allungare la nostra, la durata e neanche cambiare la qualità della nostra civiltà. Significa non porsi nessuno dei problemi con i quali si deve confrontare un pensiero filosofico-politico, dice Croce. Significa non avere voglia di entrare nella dialettica dell'universale particolare, la libertà individuale rispetto all'andamento della storia, i condizionamenti di classe rispetto alla costruzione di modelli universali. Niente. È un discorso semplicistico che non vale niente. E con una stroncatura così, questo libro in Italia passa soltanto attraverso linee subalterne, assolutamente subalterne, d'estrema destra. Cioè ci voleva Julius Evola per leggere questo libro, perché un normale professore fascista, allievo di Giovanni Gentile, non lo può prendere neanche in mano. Il mio giudizio personale è misurato con il metro della filosofia, è un libro inesistente. Ma è un libro molto importante sotto il profilo storico. È di quei libri che, senza avere grandi qualità intellettuali, esprimono un'epoca. Le riflessioni sulla violenza di Sorel sono un libro di qualità intellettuale superiore a questo e tuttavia modesto, ecco. Eppure è un libro che sta all'origine del fascismo e del leninismo ed è stato tradotto in italiano per volontà di Croce. Le riflessioni sulla violenza lo leggevano tutti. Il tramonto dell'Occidente lo leggevano tutti quelli che erano capaci di leggere il tedesco. Poi era tradotto a pezzi Evola, che il tedesco lo sapeva, anche se insomma ci metteva dentro più cose di quelle che ci aveva messo Spengler. Per cui, quando Spengler dice nella tale opera
si sente la voce del sangue, che già uno dice, beh, calmati, Evola traduce, si sente la voce del sangue e della razza. Povero Spengler non l'aveva detto. Uno dirà, era implicito. Vabbè, però, insomma. E Spengler era sicuramente, come lo definì Thomas Mann, la scimmia astuta di Nietzsche. Cioè, un orecchiante. Sotto il profilo del metodo e della capacità di resistere a una critica filosofica è molecchia. Ma ripeto, lo sguardo ce l'aveva e come. Vede dei problemi, ai quali dà delle risposte non accettabili, perché sostanzialmente infondate, ma i problemi li vede come. Quali problemi? La tesi è: la storia è fatta di storie di civiltà. Civiltà possono anche essere più di una contemporaneamente esistente, però sono ben definite, diverse l'una dall'altra. Oggi c'è soltanto la civiltà faustiana, europea moderna. Le civiltà sono come i fiori in un campo. Il campo è la vita, questo termine quasi insensato che trionfa nella Germania di Ghirlini, la vita, cioè il caos elementare, vitale, la humus, il nutrimento da cui emergono entità diverse fra di noi. Diverse. Un fiore è diverso da un altro fiore, una pianta è diversa. Queste sono le civiltà, la storia è fatta dalle civiltà, dai loro cicli vitali e mortali. Oggi ce n'è soltanto una, quella, l'Occidente, che lui chiama civiltà faustiana. Faust, quello di Goethe. Che cosa vuole Faust? Vuole molte cose, vuole Margherita e fin qui, vabbè. Vuole la scienza, vuole l'attimo e vuole soprattutto l'infinito. Per Spengler è tipico della civiltà occidentale l'essere orientata all'infinito, cioè avere dentro di sé un dinamismo inestinguibile finché dura la civiltà. Un dinamismo inestinguibile, un continuo rilancio, l'essere sostanzialmente instabile, spingersi oltre, non fermarsi mai. La filosofia, perché Spengler pensa di scrivere un libro di filosofia, la filosofia non consiste, come diceva Hegel, nel conoscere il proprio tempo per saperci stare nel modo migliore, no? La filosofia consiste nel profetizzare che fine farà il nostro tempo. E questo è un retaggio nicciano, cioè puoi anche essere inattuale rispetto al tuo tempo, non importa che tu cali dentro il tuo tempo. Quello che importa è che tu sia capace di comprendere il ritmo di evoluzione, non tanto il ritmo di evoluzione che ti ha portato fino a oggi, qui dove sei tu, ma quello che ti porterà alla fine. È sostanzialmente uno sguardo angosciato. Guardo sempre avanti, guardo la fine. Voi capite, in forma molto vacillante, qui è l'essere per la morte. E sa che prima di morire deve percorrere certe tappe. Ecco, e qui Spengler è sveglio, perché le vede. La civiltà moderna, tra l'altro, voglio notare, che non è figlia della civiltà antica. Per Spengler, la nostra grande autonarrazione
noi moderni siamo migliori degli antichi? Siamo un po' diversi dagli antichi, ma insomma l'albero è quello. Noi siamo figli di Platone, di Aristotele, di Virgilio, di Omero. Sono due civiltà completamente diverse. Quella là è la civiltà finita, equilibrata. Questa qua, moderna, è infinita e squilibrata. Voi capite, qui stiamo andando davvero tanto al braccio, eh? Sta ragionando tanto al braccio. Poi riempie questi ragionamenti un tanto al braccio di un'infinità di esempi, alcuni dei quali sono anche intelligenti. Ma cioè, lo schema è abbastanza grossolano. Mentre su di noi, sulla civiltà faustiana, ripeto, tira fuori delle osservazioni che piacciono, certo, sono state prese tipicamente dalla destra. O meglio, sono la trascrizione non dialettica di analisi che erano state fatte anche all'interno del pensiero dialettico. La civiltà faustiana, rinviante all'infinito, animata da una spinta inesauribile, doveva essere, era necessariamente votata alla produzione di macchine. Il sistema delle macchine poteva nascere solo dentro la civiltà faustiana, come volontà di potenza scatenata. E, rovesciamento, il risultato sarà che i soggetti della civiltà faustiana si assoggettano alle macchine. Il capitolo delle macchine di Marx nel Capitale, primo tredicesimo, e nel Grundrisse, parte da questo, solo che invece di parlare di civiltà faustiana che deve essere squilibrata e pensa alle macchine, parla della intensificazione della produzione di profitto che si ottiene attraverso l'introduzione delle macchine, cioè dà una spiegazione determinata del macchinismo, non indeterminata, non in termini di destino, ma in termini di classe, cioè che la civiltà faustiana è al tempo stesso portata all'irrigidimento, le macchine, e alla liquidità, il denaro. Macchina statica, denaro liquido. E non c'è mediazione. La società faustiana, la civiltà faustiana, vive immersa in questa contraddizione. Tenta di produrre tecnostrutture, e queste tecnostrutture vengono continuamente erose dalla potenza liquida del denaro. Secondo, ritmi e soggettività che sono la borghesia, la democrazia, il parlamentarismo e una progressiva perdita di radicamento al suolo. La civiltà faustiana perde il radicamento al suolo sia perché produce macchine sia perché produce denaro. Poi c'è un'ulteriore mostruosità della civiltà faustiana: la megalopoli, la grande città. E qui Spengler si scatena. Perché si scatena? Perché gli facevano paura le città. Cioè vede la distruzione dei tranquilli ordini della Germania pre-industriale, della buona vecchia Germania filistea, e il nascere della vita nervosa, che è un tema tipico di questi anni, la vita nervosa delle città. Vuol dire la mobilitazione sociale.
atomizzazione, mobilitazione, radunarsi degli atomi in massa. Per cui abbiamo, qui ci deve, abbiamo macchina, denaro, borghesia, partiti di massa, grande città. Tutto visto come necessario, un destino e progressivamente portatore di tramonto. Tutto ciò non è. Allora, la domanda è, insomma, questa qui è vita o è morte? In realtà ci sta dicendo che proprio non c'è momento dello sviluppo che non sia anche al tempo stesso momento della decadenza. Ti sviluppi soltanto decadenza. Non c'è una fase in cui c'è sviluppo e basta. C'è sempre e soltanto uno sviluppo che contiene in sé i germi della decadenza. Cresci decadenza. È difficile dire che l'Occidente decade nel momento in cui esplode il capitalismo, esplodono i partiti di massa, esplode il colonialismo, che Spengler collega evidentemente alla potenza del capitalismo. Mi stai dicendo che non si cresce senza mettersi a rischio, non si cresce senza covare all'interno elementi di disgregazione. Non esiste una crescita pura e pulita a cui contrapporre una decadenza. La vita è decadenza. La vita è tramonto. Vuol dire che te la porti sempre dentro la contraddizione. Poi il modo in cui lui la racconta sono modi sostanzialmente superficiali, meramente impressionistici, schematici, ma l'idea di fondo è: non è vero che c'è una contraddizione che sopravviene a un certo momento. Quella c'è sempre stata, è la ragione della nostra potenza. La nostra contraddittorietà è la ragione della nostra vita. Tanto che, dopo che ha detto la sua contro la plutocrazia, bisogna accettarlo, è un pensatore che ragiona così, tanto che a quel punto ti aspetteresti che dice: bene, abbiamo fatto il ciclo, siamo arrivati alla borghesia, alla liquidità, al denaro, alla plutocrazia, alle città gigantesche, ai partiti di massa, alla atomizzazione della società, adesso decadiamo e spariamo dalla faccia della terra, vero? E arriva qualche cosa d'altro. Il fiore sta morendo, oltretutto, abbiamo appena detto, non ha più le radici affondate nel suolo, e invece no. Prima di morire, la civiltà faustiana si dà ad una nuova esplosione di vitalità e di potenza. Il Cesarismo. Il testo scritto nel 14, pubblicato nel 18, Hitler non c'entra niente, benché si siano conosciuti, si siano parlati, a lungo pare, Spengler non aderisce. Che cos'è il cesarismo? È quello che capite benissimo, cioè queste masse create dal capitalismo e dalla plutocrazia dentro le megalopoli, queste masse hanno un destino, il destino di essere condannate da chi? Da un nuovo Cesare, scomparsa del mondo borghese, borghesia, parlamentarismo, e appare sulla scena una potenza nuova collegata con la razza, che è una potenza di ringiovanimento. E poi si sta sostanzialmente rimangiando
lo schema dentro il quale è finito. Non è vero che stiamo morendo, è vero che siamo sempre stati carichi di contraddizioni e che adesso queste contraddizioni produrranno una diversa, nuova forma della stessa civiltà faustiana. Una forma che io prendo e chiamo cesarismo. Il potere che incarna il sangue e la razza dopo la democrazia.